I principi William e Harry ieri piangevano la morte della donna pioniera che aveva insegnato loro a giocare a polo, Claire Tomlinson, 77 anni, è morta pacificamente a casa dopo una lunga battaglia contro la demenza. È stata la prima donna a competere contro gli uomini a parità di condizioni nello sport dominato dagli uomini e ha continuato ad allenare le squadre dell'Inghilterra. Era così apprezzata che il principe Carlo le chiese di dare lezioni a entrambi i suoi figli al Beaufort Polo Club della famiglia Tomlinson nelle Cotswolds. I suoi figli Luke e Mark sono buoni amici di William e Harry ed erano sulla lista degli invitati per entrambi i matrimoni reali. Claire aveva anche una figlia, Emma, parlando di sua madre, Eton Educated Luke ha detto, era una pioniera come persona e nel polo. Era una donna fenomenale e ha avuto un grande impatto sulla vita di molte persone. Mark ha descritto sua madre come una pioniera, William e Harry hanno continuato a essere accaniti giocatori di polo. William è mancino e Claire gli ha insegnato a giocare perché puoi farlo solo con la mano destra. I fratelli hanno spesso gareggiato l'uno contro l'altro in partite di beneficenza. Punto punto. Lunedì si terrà un servizio di ringraziamento per la vita di Claire presso la chiesa di St. Mary's, a Tetbury, con donazioni all'Alzheimer's Society, il portavoce di Charity, Alex De Smith, ha dichiarato, il sostegno di Claire attraverso le giornate di polo di beneficenza ha contribuito a raccogliere fondi e sensibilizzazione cruciali.